ha terrorizzato milioni di bambini. Milioni di bambini! Si nutre di sogni e speranza. Chi è? Cosa mangia? Dove vive? Queste e tante altre domande questa sera a Giovanissinger. Quella che stiamo per raccontarvi è la macabra storia del famigerato mostro Matteo di Castelgrande. Una creatura millenaria dall'aspetto abominevole. Avvistamenti, attacchi, aggressioni o semplicemente suggestione. Noi di Giovanissinger abbiamo seguito le sue tracce cercando di scoprire la verità. La nostra indagine parte dall'unica testimone superstite. Renata è una giovane ragazza 20-30enne che durante una giornata di pioggia racconta di aver avvistato il mostro nei pressi di una montagna. Avevo appena finito di piovere e io l'ho visto! Erano circa le 2-3 del pomeriggio e aveva appena smesso di piovere. Renata, passeggiata, si accingeva a praticare il suo hobby preferito, la passeggiata. Ad un certo punto, Renata si accorge della presenza di un giovane mai visto in paese. Renata, la malcapitata, non poteva immaginare l'orrore che di lì a poco avrebbe visto. All'atto di girarsi, infatti, il giovane rivelava un aspetto terribile, uno spettacolo mai visto. Il giovane non aveva pelle da un lato del viso, faceva ribrezzo, come lei stessa ha raccontato ai nostri microfoni. Non aveva pelle da un lato del viso, faceva ribrezzo. Seguendo gli indizi raccolti da Renata, riusciamo a raggiungere i luoghi dell'avvistamento. E adesso, amici telespettatori, siamo in grado di mostrarvi filmaggini esclusive della giovane bestia. Inizialmente il temibile mostro, accortosi della nostra presenza, si inferocisce e aggredisce il nostro cameraman, che riesce miracolosamente a mettersi in salvo. Vinta poi la sua mostruosa timidezza, si concede alle nostre telecamere, rilasciando una lunga e drammatica intervista. Salve, te non vieni di queste parti? No, 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 no. È vero che nei suoi avvistamenti ti va a cantare? No, 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 no. È vero che è stato sorpreso a commettere atti osceni in pubblico con la sua ragazza mostro? Sappiamo che si nutre delle paure della gente. Vorremmo sapere cosa la spinge a nutrirsi di essa. Io non sento la paranza.